Alidama, l'autonoleggio a partire da 5,90 € al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it. Manolo, un debutto amaro a mio avviso, anche perché i problemi li hai presi ma che partono un po' da lontano, tu hai fatto il tuo. Ma no, qua non c'è da scaricare colpe o non colpe, io sono arrivato e è come se avessi vissuto questi 6-7 mesi con loro, quindi le loro problematiche, le loro difficoltà me le sento addosso, quindi non è che... anche oggi uno potrebbe dire è due giorni che sono qui, ma due giorni che sono qui dovevo incidere di più e oggi non l'ho fatto, dato il risultato, quindi anche mia la responsabilità. Fragilità che è un po' troppo compromessa, perché al primo errore prete si va in pappa tutti dietro la palla e non si ragiona più. Sì, sicuramente in questo momento non è che uno si può aspettare che schiocca le dita e si diventa una squadra spettacolare, bella, e ci si deve calare, perché se non abbiamo quella forza interiore di calarci in questa situazione è dura. Sicuramente volevamo fare tutt'altro tipo di risultato, sicuramente oggi l'atteggiamento iniziale secondo me c'è stato per gran parte del primo tempo. Poi quando un pochino il gioco si diventa sporco, si fa duro, si alza un pochino l'intensità e si prende magari qualche piccolo schiaffo, è una squadra che in questo momento magari siamo un po' fragili e si ritorna magari alle paure, a timori e dobbiamo dare una svolta. Nel primo tempo eravamo un po' più contratti, non eravamo bravi ad andarli a prendere su, e nel secondo tempo la squadra è stata molto più in palle, sicuramente gli episodi, il fatto di qualche transizione positiva ci ha fatto entrare più convinti poi dopo, e questo ci ha portato alla vittoria, penso, legittima. Dopo la vittoria domenica con il Virgo Senigallia l'ha confermato qui a San Metto, quindi è l'intento del Chieti di fare qualcosa in più di quello che sta facendo? Noi, come ho sempre detto da quando sono arrivato io, ragioniamo domenica per domenica. Fare un programma a lungo termine non penso che sia, è una squadra giovane, dobbiamo programmare quelle che è la domenica per domenica, le nostre finali sono ogni domenica, se riusciamo a fare bene, ben venga.